Bentrovati nel cuore pulsante dell'informazione online. Benvenuti in Top 5 News Italia. Hai mai provato a preparare il salmone con la tecnica della friggitrice ad aria? Otterrai un piatto delizioso! Salmone cotto nella friggitrice ad aria con una croccante e saporita panatura. Scopriamo insieme come prepararlo. Il salmone è un pesce molto apprezzato in cucina, ricco di omega 3, ed è perfetto per diverse modalità di cottura, come in umido, arrosto, alla griglia e persino fritto. Tuttavia, hai mai considerato la possibilità di cuocerlo con la friggitrice ad aria? La ricetta per il salmone in friggitrice ad aria è estremamente semplice e richiede poco tempo. È un'ottima scelta anche per chi segue una dieta, poiché questa tecnica di frittura non richiede un uso eccessivo di olio. Puoi concederti questo secondo piatto delizioso, da accompagnare con patatine fritte, sempre preparate nella friggitrice ad aria, o verdure grigliate di stagione. Ingredienti per 4 porzioni: 4 tranci di salmone fresco sfilettati, sale QB, pepe QB, aglio, prezzemolo tritato, pan grattato, olio spray. Procedimento. Per preparare il salmone e cuocerlo nella friggitrice ad aria, inizieremo con la panatura. Prendi una ciotola e metti un po' di pan grattato, 2 cucchiai di olio, sale, pepe, prezzemolo tritato e aglio. Mescola bene tutti gli ingredienti e passa i tranci di salmone sfilettati nella miscela, in modo da far aderire la panatura. Utilizza uno spruzzino per spruzzare un po' di olio sopra il salmone impanato. Posiziona i tranci di salmone nella griglia della friggitrice ad aria e imposta la temperatura a 200 gradi Celsius. Cuoci per circa 20 minuti. A metà cottura, gira i tranci di salmone e spruzza un po' di olio anche dall'altro lato. Completa la cottura e servi il salmone cotto nella friggitrice ad aria, accompagnandolo con patatine fritte o verdure grigliate. Se desideri, puoi preparare una deliziosa maionese fatta in casa per arricchire ulteriormente questo piatto principale. Questa notizia finisce qui. Per le altre trovate i links in descrizione. Grazie per averci scelto. Vi aspettiamo nelle prossime news.